Oggi vogliamo affrontare il seguente problema di geometria analitica. Precisamente vogliamo considerare il fascio di rette che passa per il punto P di coordinate 3, 0. Cominciamo a segnalare il piano, immaginando di scegliere come unità di misura due quadratini, dove il nostro punto P di coordinate 3, 0 viene ad essere questo qui. Dunque, cosa vogliamo? Vogliamo il fascio di rette che passa per questo punto. E quindi, se ci ricordiamo, il fascio di rette di centro un punto P di coordinate x0, y0, significa che ci dobbiamo considerare questo fascio di qui e meno x0. E questo fascio va applicato al nostro punto P di coordinate 0. Dunque, il nostro fascio è y meno 0, perché y con 0 sarebbe 0, uguale ad m per x meno 3. Cioè, in sostanza, l'equazione il nostro fascio è questo, ove m è il coefficiente angolare, cioè al valore di m otteniamo tutte le rette di questo fascio. Ora, tra tutte queste rette, ci vogliamo considerare quella che è in terza classe y in C, ove y però l'ordinata di C è negativa. Cioè, in sostanza, tra tutte queste rette che passano da questo punto P, ne devo considerare una che interseca la parte negativa dell'asse y, quindi per esempio potrei considerare questa qui, che interseca dunque in un punto C. È chiaro che per quanto riguarda il punto P sappiamo le coordinate perché ci sono state dette. Per quanto riguarda il punto C possiamo dire soltanto che in questo caso la scissa è 0 e che l'ordinata non nota è negativa, perché il punto C si trova proprio nella parte negativa dell'asse y. A questo punto ci dice considerare la retta però, quindi per l'origine, parallela a questa retta del fascio. E dunque, se deve essere parallela e deve passare per l'origine, evidentemente questa retta che passa per l'origine deve avere lo stesso coefficiente angolare di questa retta CP. Cioè, questa retta che passa per l'origine deve essere del tipo y uguale mx. Perché? Perché questa ha coefficiente angolare m, questa generica retta del fascio, e quella parallela per l'origine dovrà avere questa equazione, dovendo avere lo stesso coefficiente angolare di questa qua. E dunque la vado a disegnare presso a poco, diciamo, parallela a questa qua, che sarebbe y uguale mx. A questo punto ci dice di considerare su questa retta un punto di ascissa 3, il punto A. Evidentemente 3 è questo valore qui, perché il punto P è ascissa 3, il che significa che il punto in questione è questo. Perché questo è il punto A che ha ascissa 3 e si trova su questa retta. Dopodiché ci dice di determinare un punto B su una nuova retta, che è la retta x più y meno 6 uguale a 0, che in forma esplicita la possiamo scrivere y uguale meno x più 6. Quindi vogliamo trovare un punto B su questa retta, intanto dovremmo disegnare, in modo che il quadrilatero di vertici O, A, B e C sia un trapezio rettangolo. Ora è chiaro che questa retta, andiamola a disegnare, quindi per disegnare una retta ci occorrono due punti di essa, quindi per x uguale a 0 otteniamo, mettiamoci per x uguale a 2 otteniamo 4 e quindi per x uguale a 0 otteniamo 6, cioè questa è la retta che passa per il punto 2, 4 e 0, 6. 0, 6 evidentemente 1, 3, 4, 5, 6 è questo punto qua, e il punto 2, 4, questo è il punto 2, 1, 2, 3 e 4 passa per questo punto qua. Ora, nel momento in cui vado a tracciare questa retta e per fare il problema ci dobbiamo rendere conto di dove va a finire precisamente questo punto B. In base al problema, il punto B lo dobbiamo prendere su questa retta, ma non sappiamo dove. Dunque, nel momento in cui tracciamo la retta, l'equazione y uguale a meno x più 6, sarebbe questa qui, che dunque passa, nel momento in cui andiamo a tracciare, in realtà noi non sappiamo se passa per il punto A e quindi momentaneamente diciamo così qui dobbiamo aggiungere un trapezio rettangolo in A. Quindi sappiamo che questa retta
deve essere tale che, scegliendo un punto B su di essa, il trapezio OABC deve essere rettangolo nel punto A. E di conseguenza, se il trapezio deve essere rettangolo nel punto A, il punto B in sostanza è costretto a trovarsi qui, cioè sull'intersezione di questa retta che abbiamo tracciato con la retta iniziale del fascio. Questo perché? Perché per essere un trapezio rettangolo deve avere un angolo retto, e dunque questo angolo retto ci ha detto il problema che era questo punto A. Ma le basi poi devono essere parallele per essere un trapezio. E dunque la retta YMX l'abbiamo scelta proprio parallela alla retta CP, avendo lo stesso coefficiente angolare. Dunque, da questo ragionamento, il punto B è proprio, si trova proprio sull'intersezione della retta d'equazione y uguale meno x più 6 con la retta CP, che era proprio quella del fascio, questa qui. E dunque il punto B si può a quel punto determinare come intersezione di queste due rette. Il punto è proprio determinare questo punto B. Come possiamo fare? Allora, intanto, siccome questa retta deve essere perpendicolare a quest'altra nel punto A, evidentemente queste due rette sono perpendicolari. Dunque, il prodotto dei loro coefficienti angolari, quindi m moltiplicato il coefficiente angolare di questa retta, che è meno 1, ci deve dare appunto meno 1. È evidente, allora, risolvendo questo problema, che m è 1, cioè questa retta qui in sostanza ha coefficiente angolare 1. Ma di conseguenza, siccome questo coefficiente angolare è uguale anche a questo della nostra retta, qui, questa possiamo dire che è la retta CP iniziale, il fascio di rette, vuol dire che in questo caso M deve essere 1. Dunque, la retta CP, in modo tale che il punto B sia tale da formarsi poi un trapezio rettangolo in A, deve essere la retta Y uguale X meno 3. E il punto B è intersezione dunque di questa retta, cioè di questa qui, con la retta y uguale meno x più 6. E dunque per trovare B bisogna risolvere questo sistema. Possiamo applicare il metodo di addizione e sottrazione, quindi sottraiamo membro a membro e quindi otteniamo y meno y farà 0 uguale x meno x farà 2x. Meno 3 meno 6 farà meno 9, da cui possiamo ricavare che x è uguale a 9 mezzi, cioè l'ascisso del punto B è 9 mezzi. Per sapere l'ordinata possiamo sostituirlo nella prima e dunque otteniamo 9 mezzi meno 3, cioè 2 per 3 fa 6, 9 meno 6 fa 3, 3 mezzi. Dunque il punto B richiesto è il punto di coordinate 9 mezzi e 3 mezzi. Se scegliamo il punto B in questo modo, il quadrilatero ABC è un trapezio rettangolo in A. L'esercizio è finito.